Eccoci qua, riprendiamo con il 78. Da aperitivo, aperitivo piccante. È vero che l'appetito viene mangiando, evidentemente i due gol che la scorsa domenica il Torino ha segnato a Roma hanno fatto da aperitivo, aperitivo piccante per i Granata, che oggi hanno liquidato l'affare Vicenza senza affanni con una partita limpida e piacevole, come vedremo in queste immagini. Fanno bottino pieno i Granata che ritrovano cannonieri e giro di squadra. Centrano due volte la traversa, segnano quattro gol, dominano il Vicenza a ranghi ridotti e con Paolo Rossi in periodo di scarsa vena e di limitata efficienza, da un capo all'altro della gara. Il Torino, che si giova di un Pecci lucido e quanto mai Ecco, preciso, c'erano effetti partita ingiusto posticci, per aver no? iniziato come i due. Effetti sonori posticci? No, non tutti. Sì, secondo me erano gli stessi. Torino Sì. 3, e sta ai Galli ribatte qui. Popo c'è anche di poco al lato. L'ultimo gol. Ancora di Pecci il passaggio preciso, ancora di Graziani l'affondo decisivo. Beh, secondo me, a me piaceva, caro Cesare Castellotti, quel tipo di giornalismo. Però, secondo me, c'è una via di mezzo fra Francesco Repice, che in radio uragana di parole, e non solo, A questo e punto è il clou della giornata, no, no? Contro questo era Lello Bersani. Juventus Cagliari. Dico, qual è il Qual suo pensiero? Una giusta via di mezzo, cosa dice? non ho afferrato bene di quale orefice parli. Parlavi, c'è un orefice più No, c'è un orefice. Repice, Francesco Repice di Radio Rai, quello che parla tanto, insomma, Francesco Repice, la radio. Ma è attuale con Sì, Francesco Orefice, no? Ah, ecco, Repice, perché io Repice, non Orefice, ricordo Repice. benissimo Vittorio Orefice, Per che quanto riguarda era questo importante. sempre, faceva la politica al TG1, parlava col farfallino, era il numero uno della politica della No, 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 Rai questi si Radio chiama Monte. Repice con la R. Ah no, quello era Orefice, No, 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 Orefice. no. Vittorio, no, questo che dici tu non lo conosco proprio. No, è la prima voce di tutto il calcio minuto per minuto, da un po' di anni. Al Ah sì? Non posto vedo. di Riccardo Cucchi. Ah, dopo Riccardo, ecco, altro caro amico. Ah, dopo Riccardo, se, si vede che io non lo seguo proprio la radio. Riccardo sì, perché so, è un caro amico, ma anche ero molto amico di Coso, di Claudio Ferretti, purtroppo anche lui, eccetera. Io cosa vuoi? Quando sono in casa, cosa no, che non è molto frequente, guardo da una certa ora in poi la TV. Il 90° minuto, quella roba lì. La radio la seguo quasi niente, faccio male perché è sempre una cosa, tra l'altro la cosa con la quale io sono nato, insomma, noi siamo nati tutti in radio, quindi mi sfugge proprio addirittura mi sfuggiva l'esistenza di questo Repice, ecco, No, dopo no, invece è un Riccardo. idolo della gente. Pronto, Palla canestro della pronto. tocca Comi, No, Vitti. stavo cercando un altro audio di Beppe Barletti, ma ormai vediamo, faccio l'ultimo. Via Juventus Verona 1-1, 72-73, 45 secondi. Vediamo se parte. Giocava Vignolo, Il mi quarto pare, della quel rimonta. giocava. No, 72 no. Bergamaschi deviato, che No, Zoff non trattiene. no, no. Lupi, Giocava. tutto solo, mette in rete. Forse giocava Verona 1, Juventus 0. Cagliarini. Assalto, ma nelle manovre bianconere c'è un po' di disordine e parecchia imprecisione. Comunque, al quindicesimo, dopo un cross di Capello e un colpo di testa di Salvadore, Anastasi colpisce la traversa. 42esimo, centro di Salvadore che Mascalaico respinge. Palla ad Haller che fa spiovere in area. Testa di Anastasi e botta decisa di Salvadore. È il pareggio. E quindi siamo qui, caro Cesare Castellotti. Nella notizia c'è un po' di Arrivo, arrivo, che devo fermare l'audio. Nella silenzio. notizia? Nella notizia che ti è arrivata della tristissima cosa della morte di Beppe Barletti, hai mica la notizia di quando fanno il funerale? Adesso do un'occhiata, eh. No, domani mattina. Ovviamente posso prendere, anzi posso, devo prendere la bisiarda, come la chiamiamo noi, la stampa,
E lì sicuramente c'è, per due motivi, perché è Beppe Berletti molto noto, eccetera, e anche perché lui era stato un giornalista della stampa, quindi sicuramente la stampa lo pubblica. La notizia è che è mancato oggi o ancora ieri, No, non no, sai. stasera è arrivata, è datata da 21:30. Ah, ho capito. Sì, quindi l'unica, almeno per me, ma diciamo per tutti, è affidarci un po' alla stampa di domani, perché sicuramente Adesso do parla. un'occhiata alla notizia, rientro dentro qualche Sì, istante perché solo. figurati, poi lui è stato diversi anni alla stampa, alla redazione sportiva della stampa, mi ricordo il capo era Paolo Bertoldi. Beh, all'epoca che c'era ancora Vittorio Pozzo che scriveva, ma non era dipendente, Vittorio Pozzo Sì, era editorialista. una prima firma come commentatore, non era un giornalista dipendente, ma poi c'era grandi Bertoldi, c'era Bernardi che è mancato l'altro giorno. Esatto, Bruno esatto. Bernardi è mancato in settimana, purtroppo. Qui volano bassi, ecco, è il caso di toccarci. Diversi giornalisti, Remo Brisier, vari ottimi No, giornalisti no, che la ci sono. notizia dei funerali qua non c'è. Si è occupato anche di automobilismo, atletica e basket, autore di reportage dall'estero e di servizi di cronaca e politica. Tra le sue interviste, quella al cardiochirurgo Chris Barnard. Giornalista di una volta, nel senso migliore dell'espressione, fino a qualche tempo fa era una presenza fissa allo Sporting, quello che ci siamo raccontati. Chris Barnard l'avevo intervistato anch'io, ma non a Torino, a Roma, perché lui, cosa non sanno tanti, forse non sanno persino gli scapelli, però ogni tanto, anzi ogni poco, veniva parecchio a Roma, Christian Barnard, a vestirsi dal suo sarto preferito, che era Littrico, perché lui era uno snob, molto, ci teneva molto all'eleganza, molto eccetera eccetera, e aveva una simpatia, mi concedi di chiamarla solo simpatia, per una gentildonna molto 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 famosa in Italia e nel mondo, che abitava, anzi abita a Roma. E lui con la scusa di venire a Roma si fidava solo di Barnard come sarto, scusa di Barnard, di Littrico, veniva a Roma per vestirsi da Littrico, poi ci ritornava quando doveva fare la prova, poi ritornava dopo 20 giorni per fare un'altra prova, erano tutte scuse, magari sicuramente gli piaceva anche molto Littrico, ma scuse per venire a Roma e avere queste cene eleganti, galanti con la famosa, no? Chi era la famosa poi, che non ho capito? La Lollo. Ah, scusi, non avevo capito. Sì. Barnard era uno che se la tira, oltre al fatto di essere stato il primo, tu lo sai meglio di me, il primo cardiochirurgo al mondo che abbia fatto un trapianto. Purtroppo il primo trapianto che fece Barnard non andò bene, cioè dicevano gli esperti che il trapianto era stato perfetto, però l'uomo non è sopravvissuto, il trapiantato non era vissuto granché. Poi ha continuato, ne ha portati altri con grande successo. Ma quando era alle prese appunto con il primo, quello che gli ha dato successo è che è stato il primo cardiochirurgo che ha fatto il trapianto umano, perché prima c'era stato un trapianto da animale all'uomo, era stato un trapianto del cuore di una scimmia. Comunque lui era appunto un Don Giovanni che non si lasciava mancare nulla, era un tombo de fama, veniva a Roma con quella scusa lì. E allora poi da Roma un giorno era venuto a Torino, non so più chi aveva, forse gli amici dell'ANSA mi avevano detto: guarda che Cristian Barnard viene a Torino. Allora gli ero passato addosso, ho anche una cosa con dedica con la sua firma a me. Ah sì, era venuto perché, ecco, c'erano le giornate mediche internazionali, e allora c'era anche lui, cioè, poi c'era Dubost, altro grande cardiochirurgo, poi c'era De Bakey, e era arrivato, era piombato qui anche Barnard, sì. Ma la prima scusa, come ti ho detto, era sempre quella di venire a Roma, la capitale, per Per l'altro motivo, no? Gina Lollobrigida. Gina non lo pubblicavo però questo, perché
No, no, lo pubblico, scherza, ma ci mancherebbe altro. Perché siccome è vivente... Chi se ne frega. Tu dici... Comunque era una donna molto, molto... Fascinosa. Dai grandi della terra. Ma lo so bene. La Lollo, Sofia Loren... Sofia Loren, non so, io so che lui stimava, lo dico così... Stimava molto la Giro Lorenzo. Certo. E poi